Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna invitano i loro connazionali a lasciare il Giappone mentre aumentano le preoccupazioni sulla possibilità di ulteriori fuoriuscite nucleari. Le nazioni del G7 si riuniscono domani per parlare dell'economia giapponese e dei mercati finanziari, facendo pensare ad una possibile azione coordinata globale. Il mercato azionario asiatico chiude in ribasso, la borsa giapponese limita le perdite, lo yen si allontana dal massimo storico contro il dollaro. In collegamento internet da Milano c'è Matteo Cassiani del servizio gestioni di Banca Monte Paschi Siena. Ciao Matteo e bentornato a Vloganza. Ciao, ciao Luciano, grazie. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno pianificando di allontanare i propri cittadini, o perlomeno invitano i cittadini, i militari, i diplomatici a lasciare il Giappone. Temono che le autorità non riusciranno a contenere le perdite dall'impianto nucleare di Fukushima. Questo è, come dire, una misura della gravità della situazione, e dice anche che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna credono che la crisi nucleare stia peggiorando. Era sicuramente una misura di cautela quasi doverosa. Tutte le ambasciate stanno indicando ai propri connazionali di cercare protezione altrove, anche lontano da Tokyo. I mercati e le notizie non possono che essere focalizzate su quello che sta succedendo nella centrale di Fukushima. Dipende dalla capacità delle autorità nipponiche a questo punto, sia la possibilità di trovare una soluzione veloce per quel che riguarda chiaramente. È la cosa più importante, che è il salvare vite umane in Giappone, ma anche in Asia in generale, perché ricordiamoci che poi lo sappiamo con Chernobyl, si tratta anche di eventi che trasportano radiazioni anche altrove, quindi anche in Asia, ma soprattutto di risolvere al più presto la situazione per ricominciare quella fase di ricostruzione che potrebbe aiutare l'economia giapponese a riprendersi già nella seconda metà dell'anno. Da questi tragici eventi. Ci sono delle dichiarazioni anche che appunto sottolineano, come dire, la gravità della situazione, probabilmente anche punti di vista diversi, che arrivano dall'America. C'è il signor Gregory Jaksoh, che è il presidente della Commissione Regolatoria sull'attività nucleare degli Stati Uniti, che dice, di fronte al Congresso a Washington, che ci sono i livelli di radiazione che vengono rilasciati nell'aria sono talmente forti da minacciare potenzialmente mortali. E questo anche sotto certi aspetti contraddice quello che invece dicono le autorità giapponesi. Sì, devo però sottolineare anche il fatto che proprio questa mattina il manager della società che gestisce la centrale nucleare, cioè quindi Tokyo Electric Power e le autorità atomiche giapponesi, rilevavano come in realtà il loro più grosso problema è ora avere dei dati aggiornati, in quanto è proprio difficile l'avvicinamento ai reattori, in particolare al reattore 4, ad esempio, si parlava nelle dichiarazioni, e quindi di rilevare quelle che effettivamente sono dati aggiornati di radiazioni, di livelli di acqua nella copertura delle barre di uranio e di temperature. Per cui diciamo che la situazione è preoccupante anche per il fatto che è difficile anche per gli stessi giapponesi, anche per gli stessi operatori, avere il polso della situazione in questo momento. Il G7 si riunisce, i ministri delle finanze vorranno parlare appunto di mercati finanziari e di economia giapponese. I rappresentanti del Giappone parleranno di fronte agli altri sei,
delle nazioni più industrializzate del mondo e illustreranno la situazione e l'atteso per ora impatto sulla terza economia mondiale. Questo appunto fa pensare alla probabilità di un'azione concertata fra i G7 per aiutare il Giappone, che possa essere, non so, materiale, appunto, dagli aiuti che già comunque sta ricevendo per l'impianto nucleare, o che possa essere anche finanziaria. Per esempio, il G7 potrebbe essere senz'altro più potente del Giappone da solo nell'intervenire sul mercato e limitare, ad esempio, la forza dello yen. Sì, la cosa fondamentale per le altre grosse economie è quello che poi porta, insomma, ha portato a richiedere questa riunione straordinaria e sincerarsi di quelle che sono, quantomeno valutare nel modo migliore possibile quelle che sono già i calcoli dei danni e quindi anche i possibili interventi che le autorità giapponesi hanno fatto. Sincerarsi di quello che insomma, all'inizio che si può stimare sia l'impatto sull'economia e quindi sull'economia globale. Tu hai accennato il fatto che il Giappone è la terza economia del mondo. Questo significa, dove è stato, era al secondo posto fino all'anno scorso, prima che la Cina la superasse, significa che in realtà il mondo può far fronte in condizioni normali a un Giappone che decresce, è quello che è successo nel paese praticamente nell'ultimo decennio, e questo comunque non ha impedito all'economia mondiale di crescere anche a ritmi molto sostenuti, soprattutto prima del 2008. Ciò nonostante è importante, quindi in sé per sé due trimestri di dati negativi economici giapponesi non creerebbero grosse ripercussioni nell'economia mondiale, quantomeno in tempi normali, sottolineo questo. Quello che però è molto importante è cercare di avere una visione più ampia di quello che è successo, perché poi in realtà l'economia globalizzata come la conosciamo oggi fa sì che in molti prodotti che noi utilizziamo, dalle automobili ai computer, le catene produttive siano molto lunghe e molti componenti, come sappiamo, sono prodotti in misura molto importante, soprattutto quelli a maggior valore aggiunto, in Giappone. E quindi occorre che comunque la catena produttiva mondiale sia più cosciente possibile di quelle che sono le ripercussioni, che sono, a detta di tutti gli analisti, ancora difficilmente stimabili. D'altra parte, l'intervento del G7 è volto sicuramente ad aiutare il Giappone a far fronte non tanto probabilmente all'apprezzamento dello yen in sé, quanto alla volatilità. Dopo il terremoto di Kobe nel 95, lo yen si apprezzò tra il 15 e il 20%, intorno al 16%. Perché? Perché assicuratori, banche giapponesi rimpatriavano fondi per far fronte al risarcimento dei danni. Guarda caso, il numero è simile, solo non perché un apprezzamento del 15% sia necessario dopo un terremoto, ma è significativo che anche dopo il terremoto cileno il rimpatrio di fondi per la ricostruzione in Cile nello scorso anno è stato del 15%. Questo in entrambe le occasioni, sia nel 95 in Giappone che in Cile, non ha comunque mortificato gli esportatori o l'economia locale. Quello che provoca più maggior difficoltà invece è la volatilità. Intanto appunto Kaoru Yosano, che è il ministro dell'economia, dice che l'aumento dello yen è guidato dalla speculazione, che il governo sta monitorando tutti i movimenti. Lo yen appunto è arrivato nel cambio con il dollaro al punto più forte dalla seconda guerra mondiale. Lo vediamo anche adesso, ovviamente, con il dollaro americano, lo vediamo anche con l'euro e poi vediamo anche rapidamente il rapporto euro-dollaro. Nel grafico dell'euro giornaliero, fino ad ora, è ovvia proprio la volatilità che sta interessando lo yen.
ancora più telegrafico del dollaro. Tra l'altro, se mi consenti giusto un'ultima osservazione sul cambio dello yen, la maggior volatilità poi si è avuta in chiusura dei mercati americani e in concomitante apertura dei mercati in Asia. Quindi chiaramente con scarsi volumi la speculazione ha avuto un effetto principale. L'associazione degli assicuratori, delle compagnie di assicurazione giapponesi, così come il governo e la Banca del Giappone, hanno confermato che in realtà questi attesi rimpatri di capitali, che poi sono quelli che la speculazione sfrutta come scusa per l'apprezzamento dello yen, non sono avvenuti e potrebbero non avvenire proprio per il fatto che comunque le assicurazioni giapponesi hanno grosse riserve di liquidità sul mercato domestico. A detta dell'associazione delle compagnie d'assicurazione, sufficienti a far fronte agli eventuali danni finora stimati per E allora come mai sale lo yen? la speculazione. La Finora per speculazione. la speculazione, La sì, speculazione, questo è il commento proviamo rapidamente a dargli principale. dei contorni, Matteo. Che cosa intendiamo per speculazione ora, in questo momento? Cioè, insomma, che lo dica il ministro Speculazione ora giapponese è una intendiamo cosa. la possibilità di finanziarsi in dollari e anche in yen a tassi molto molto bassi e nel caso specifico comprare gli yen per attese che continui ad apprezzarsi. Quindi un carry trade Questo è all'incontrario, cosa? un carry trade al contrario. Sì, un carry trade al contrario. Per molti versi, l'anno scorso l'abbiamo visto, con i tassi di interesse così bassi, il dollaro è stato per molti versi una valuta da carry trade alternativa allo yen, nei momenti magari anche di maggior euforia dei mercati. Allora, E questo è... Scusami. prego. Dicevi, questo è? Questo è la motivazione principale per cui le autorità giapponesi stanno monitorando la cosa e soprattutto perché il G7 possa effettivamente intervenire per la prima volta in modo congiunto dal 2000. Allora, questa cosa del G7 ha un po' mosso la situazione sul valutario, ma anche sull'azionario. Il mercato giapponese, sebbene meno 1,44%, in ogni caso limita le perdite in chiusura e in generale il mercato asiatico chiude con un risultato migliore di quello che poteva essere in precedenza, in seguito proprio alle speculazioni sulla possibilità che appunto il G7, coordinazione globale, eccetera, eccetera. E questo ovviamente, coordinazione sì, coordinazione no, aumenterà un po' anche la volatilità. Beh, e questo almeno è presumibile. Siamo in ogni caso al punto ancora, gli investitori cercano di proteggere i loro attivi riducendo l'esposizione al rischio piuttosto che cercando il profitto. Sì, questa è la situazione e in realtà la volatilità è quello che ci dobbiamo attendere in aumento nei prossimi mesi. Se si vuole, la volatilità in realtà stava già aumentando, era già iniziato ad incrementare già sul finire di gennaio con l'inizio delle crisi in Nord Africa e in Medio Oriente. Questo è l'indice VIX. L'indice VIX in azzurro e in rosso è la media mobile a 50 giorni. Quello Questa è la che misura, questo diciamo, la misura segnala più controllata è della volatilità. il fatto che stia cambiando probabilmente un trend. La bassa volatilità che abbiamo visto tra gli asset rischiosi negli ultimi 6 mesi è qualcosa che probabilmente non possiamo più aspettarci per il prossimo futuro. Dobbiamo cominciare a pensare di convivere con una maggiore volatilità per tutte le incertezze che ci sono sul tavolo ora.
Allora, per chi non è appunto abituato a questo indice, l'indice VIX, cosiddetto, è una misura della volatilità del mercato azionario fra le più usate, conosciute e seguite da chi segue i mercati. Viene calcolata seguendo le opzioni sull'indice Standard & Poor's 500, dunque tutta basata sul mercato americano, ma beh, mercato americano. Intanto Sì, l'indice, diciamo, forse l'indice più mondiale di tutti, il Morgan Stanley Capital World, dunque del mondo, che ci dice? questo qui è il ciclo degli utili, come si sono mossi gli utili sull'indice mondiale negli ultimi 20 anni. A questi livelli, il mercato sta scontando un incremento del 15%. Dobbiamo pensare dove, gli utili effettivamente, con l'aumento dell'incertezza, dati gli eventi recenti, potrebbero in realtà, muoversi nei prossimi 12 mesi. Probabilità, a nostro avviso, molto scarse ancora perché, si possa vedere un nuovo minimo, quindi che significherebbe chiaramente una nuova recessione, ma anche una probabilità limitata che vi sia un ulteriore incremento degli utili nei prossimi 12 mesi rispetto quanto già atteso dagli analisti, quindi già un più 15%. Vero è che mentre fino a poche settimane fa era abbastanza. Si riteneva abbastanza dato per scontato questo incremento del 15% degli utili aziendali a livello mondiale per quest'anno, per i prossimi 12 mesi, questo non è più il caso. Si apre una forchetta molto ampia che potrebbe vedere addirittura sui livelli minimi una correzione degli indici anche del 20-25%. Non è il nostro scenario base, però chiaramente con la volatilità in aumento anche le stime di crescita diventano più volatili, anche gli analisti diventano più incerti, incertezza su incertezza chiaramente, come sappiamo, porta a maggiore volatilità. E Quello a cui ci dovremmo infine puntare. l'ultimo grafico invece che ci fa vedere anche qualcosa per quanto riguarda i fondamentali, l'andamento prezzo utile dei titoli, Esatto. ovviamente. Questo è il ciclo del rapporto prezzo-utili, quindi la misura del valore dei mercati azionari negli ultimi 40 anni, dal 1970, negli ultimi 41 anni, quindi ci sono diversi cicli inclusi. Il rapporto, lo sottolineo, non è fatto, è fatto con gli utili storici, cioè quelli veri, non include quindi le aspettative di crescita degli analisti, come molte volte questo indicatore viene presentato con al denominatore non gli utili storici, ma gli utili prospettici che già inglobano delle attese magari troppo ottimiste. Quello che comunque questo grafico ci mostra è che il livello attuale delle valutazioni, che è sempre importante come punto di riferimento per sapere dove siamo, quanto vale quello che stiamo comprando, è su livelli che sono inferiori alle medie degli ultimi 41 anni. E quindi sì, potenzialmente soggetti in un incremento di percezione del rischio come l'attuale sui mercati, di incremento di volatilità, di essere una misura di valore che potrebbe rivedere dei valori inferiori a quello attuale, che è intorno alle 15 volte gli utili, ma comunque è inferiore alle medie storiche. Quindi da un punto di vista storico i mercati non sono cari. Non sono? Non sono cari. Non Non sono cari. sono, non, non, non hanno valutazioni troppo elevate. Ma sta peggiorando l'attesa, il punto di vista sul mercato oppure no? Per ora no, gli ultimi dati sono aggiornati, però questo è un fattore di attenzione, all'inizio di marzo. Molti analisti, chiaramente per la mancanza di un chiaro scenario su come si svilupperà quindi la situazione in Giappone e quali saranno le ripercussioni, non si sono spinti a modificare i propri numeri.
Quindi revisioni al ribasso delle aspettative degli utili non ci sono state, questo sottolineo finora. Probabilmente Degli vi saranno aspetti? delle revisioni al ribasso e questo potrebbe effettivamente implicare maggior volatilità e soprattutto la possibilità di vedere comunque nuovi minimi dei mercati azionari. Matteo Cassiani, Banca Monte Paschi Siena a Milano. Grazie Matteo, arrivederci. Grazie.